Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Siamo qui con Mary, Wild at Earth, e la mia amica Kumiko che mi è venuta a trovare qui in Bangkok. Tutte e due in Bangkok. Ok, cosa vogliamo parlare oggi? Allora, abbiamo letto questa notizia l'altro giorno sulla Repubblica. Esatto. Repubblica. E c'era questo titolone che ti diceva che ti regalavano delle case agli stranieri in Giappone. In Giappone, una notizia incredibile. Il sogno di tanti. Era uno dei miei sogni, in poche parole. Ho detto, sì. Basta, cioè cambio vita, vado in Giappone, compro casa, anzi non compro casa, me la regalano. Esatto. Anche perché l'articolo diceva esattamente che ti regalano la casa anche agli stranieri. Costo zero. Ecco, esatto, parliamo di che cosa diceva proprio l'articolo. L'articolo praticamente diceva che se, non lo so, volevate, cioè se si voleva trasferire in Giappone, e Okutama, siccome è questa città in cui continuano a sta diventando quasi una città fantasma perché sì, nessuno ci vive più. Tutti si trasferiscono nelle perché, grandi città, appunto, come Tokyo, non vogliono più Kyoto. Vivere nelle zone rurali, vogliono andare in città, e allora come ultimo tentativo per risollevare un po' la popolazione in quel paese hanno deciso: regaliamo le case! Un sogno! Cosa c'è di strano in questo? Perché sembra troppo bello. Sì. E niente, e allora abbiamo deciso, ma sarà vero, non sarà vero? Sì, perché poi appunto l'articolo della Repubblica diceva le regaliamo anche agli stranieri. Esatto. E che è il sogno praticamente di molti iscritti del canale. Sì, tanti vogliono andare a vivere in Giappone. Vero, Kumiko? Mm? Dani. Vero? Devo. E allora abbiamo detto, vabbè, proviamo a chiedere a una giapponese, visto che c'è qui, andiamo a confrontarci con i siti giapponesi e vediamo. Esatto, andiamo veramente sul sito di Okutama. Per capire se è veramente una cosa che si può fare. Che si può fare, perché secondo me un sacco di gente, tante persone l'hanno pensato, sicuramente. Io ho visto tantissime condivisioni, tantissime persone che mi hanno detto: ma cosa ne pensi? Ma è vero? Ma perché non lo facciamo? Dobbiamo fare? Perciò adesso vogliamo capire se è fattibile ed è una cosa vera. Sì, esatto. Chiediamolo alla nostra amica Kumiko. Kumiko, do honto ni tada de ie o moraeru no ka atte sugoku nanka gaikokujin kara shitsumon ga atte. Io nihonjin toshite mo shitsumon shitai kurai da yo ne. Praticamente lei mi ha detto che quando ha sentito questa notizia che ti regalano una casa, honto ni, per davvero? Cioè lei come giapponese gli verrebbe da chiedere perché non ha mai sentito la notizia, però poi pensando nella sua memoria le è venuto in mente dopo l'attacco nanka bezzo no machi ni nanka Besso, c'era un altro posto in TV che ha visto questo posto che si chiama Besso, in cui ti regalavano le case o comunque le potevi comprare a un costo molto basso. Ok. Quindi tipo per 100 yen e così. Quindi ho detto vabbè, facciamo un po' di ricerca e scopriamo di più. No? Nanka honto ni tada de moraeru? Hai. Sì, dice di sì. Almeno dal sito della città adesso ci dicono di sì, quindi bene. Okay. Buone speranze! Jōken ga takusan arimasu. Però ci sono molte condizioni. Esatto, perché anche il sito della Repubblica comunque le elencava queste condizioni. Noi abbiamo voluto andare direttamente alla fonte per capire se erano corrette queste notizie. Esatto. Già, Jōken, dozo! Ciao, adesso ci fa la discussione. Jōken, kono kikaku wa ano その 奥多摩に若者がいなくなっちゃったから若い人が住み着くようにするための企画です。 Okay. Praticamente dice che questo è un progetto, appunto come diceva il sito della Repubblica, che siccome sta diventando una città fantasma, non ci sono più giovani, vogliono portare nuovi giovani in questa città, quindi questo è il progetto che farla morire, insomma, giustamente. Esatto. それで2つ企画があって e ci sono due progetti, cioè questi sono due progetti diversi che tutti hanno lo stesso fine, però hanno delle richieste diverse, diciamo. Akamono, sono quello Ok, allora ce n'è uno che è per far aumentare i giovani e l'altro invece è per far provare l'esperienza di vivere in campagna a altri. Ok. Ok. Ikkome no wakamono teiju ouen juutaku nitsuiteha. Ok, il primo, le condizioni sono. La prima. Ok, devono essere una coppia sposata di fufu, quindi, e che devono avere meno di 40 anni. Ok, quindi, perciò il sito della Repubblica diceva quarantenni, cioè dovevano essere persone meno di 40 anni, però non specificava che dovevano essere delle coppie. E poi sì, sposate tra l'altro. Coppie sposate. Mm-hmm.
OK, okay. 次はそれかその一つかもう一つは50歳以下の方で、mm-hmm. 50歳以下の方で、okay. 子供がいる世帯であること、okay. 中学生以下 OK、うん、allora pure deve essere、un genitore che deve avere meno di 50 anni、okay. con un bambino che deve essere、delle medie o più giovane delle、okay. medie、sono、okay. どっちか una di queste due deve avere una di queste condizioni devi soddisfare una di queste due condizioni per poter fare domanda OK、それでもう一つの企画田舎暮らし支援住宅にの企画では OK、mentre l'altro progetto quello che dice per farti provare a vivere in campagna、一つ目はその40歳以下の夫婦か OK、il primo è lo stesso è sempre una coppia di due con meno、sì. di 40 anni e il secondo è 50歳以下の人で子供が高校生以下の子供がいる世帯であること。ああ、OK。夫婦か家族。ああ、oppure deve essere una famiglia o una coppia sposata con un figlio che deve essere delle superiori o più giovane。OK。Vabbè, quindi sono abbastanza simili come progetti。OK。そして、入居決定から1年以内に自らが居住する住宅として入居すること。おー、OK。E devi fare praticamente, devi risistemare la casa nel primo anno che tu ti trasferisci lì, perché non è una casa sicura in cui vivere, okay, quindi... Ok, perciò rimettere la norma di anche sicurezza. Anche perché non vuole prendersi la responsabilità, immagino. E c'è scritto immagino. Quanto, cioè, tipo, quant'è? いくらぐらいかかるんだっけ、さっき読んだ。あ、さっきのは、200万円を限度にリフォーム代に関しては半分。もらえる15年経ったらでそれ以上かかったら別に何ももらわないそう OK じゃあ finalmente abbiamo capito allora praticamente ti dice che、se tipo costa fino a 200 fino a 22 milioni di yen il paese ti dà indietro la metà di questi 2 milioni quindi ti dà indietro 1 milione di yen、okay. trascorsi 15 anni dopo che tu hai vissuto in quella casa、dopo 15 anni、sì. perché deve essere sicuro se, che tu vivi 15 anni sì esatto e se tu ne finisci per spendere di più non ricevi ok cioè, perciò ricevi l'altra、indietro. condizione quindi è vivere 15 anni vivere 15 anni e pagare i soldi per mettere la casa norma e poi ti dà un po' questo ok perciò e tu devi farlo subito tra l'altro devi farlo subito quindi devi avere almeno 20 beh non lo so quanto può costare perché comunque alcune case cioè insomma non sono messe tutte benissimo quindi non so quanto può costare mm-hmm. fare riformo ok per una casa ah でも100万円だったら50万円e se tipo non lo so sì 50% quindi se tipo la costa solo 10.000 10.000 euro rifarla ti danno indietro 5.000 euro okay, cioè sì. insomma un po' così ok perciò anche i soldi per la okay. ristrutturazione comunque una delle cose che più mi ha colpito di questo sito insomma della Repubblica è che diceva che anche gli stranieri potevano fare esatto. domanda esatto la cosa principale perché penso che tutti siano stati attirati esatto, da questa perché notizia non solo italiani ma gente proprio vive all'estero sì. 外国人でも予防できるのか多分できると思います住民票が必要なのでそれがあればLei ha detto che anche gli stranieri pensa che possano fare richiesta okay. e solamente però ci sono due condizioni che devono avere un visto che gli garantisce di vivere per 15 anni in quel paese okay. perché comunque perciò anche un visto se lavorativo un visto okay. lavorativo e un permesso di soggiorno e poi devi essere almeno fino a 15 anni e non è semplice esatto quindi devi anche essere sposato ah, e avere devi un avere bambino. Tutte le altre condizioni esatto. perciò devi trovare qualcuno e anche tutti quei soldi da parte perché dal sito della Repubblica sembrava dai vieni a vivere in Giappone sì gratis. Esatto tipo facile sono prendiamo andiamo non è così Yonda Shinbun deva sugoku kantan de tada de Nihon ni sumeru yo ha fatto morare io yes devo sono un cantante ma che devo andare io ma devo 外国人でもう日本ですでに働いてれば多分簡単だと思う ah ha detto che ma in realtà se realmente vivi già in Giappone e vuoi vivere lì potenzialmente puoi farlo però io mi chiedo se a Okutama cioè più ti sposti in un paese rurale meno c'è lavoro per stranieri quindi non so che giusto. Tipo di lavoro puoi trovare lì e se non hai il lavoro cioè puoi anche fare richiesta però se poi non puoi lavorare cioè comunque loro ti devono dare il permesso esatto cioè, di lavorativo di soggiorno già io boste miru facciamo domanda Ovo できないですもう non si può fare domanda ecco un'altra delle novità non si può fare domanda perché dal 3 questa notizia è uscita sulla Repubblica il 6 di dicembre un mese prima della Befana però già dal 3 di dicembre non si poteva più fare domanda cioè questo articolo è uscito già il 3 di dicembre quindi sì esatto perciò tipo la notizia era già cioè
non si può più fare domanda ed era una notizia un po'... diciamo che era molto, molto superficiale. Sì, no, mi ha fatto impazzire questa cosa che ti faceva questo titolo, puoi vincere, cioè sembrava quasi sì, uno di quegli spam. Poi esatto, noi siamo andati sul sito e cioè per fare la richiesta non è possibile, perché proprio basta, hanno chiuso le selezioni. Magari le riaprono, però comunque capite che... cioè dovete già vivere in Giappone, dovete già avere un visto, dovete già avere un permesso di residenza, questo Jumin Kyo, e se non ce l'avete non potete. Esatto, cioè l'acquistare, la volontà di andare lì, cioè non basta. No, quindi dovete vivere là 15 anni, essere sposati, avere meno di 40 anni entrambi, oppure averne meno di 50, avere un figlio, avere già un permesso di lavoro e avere un lavoro che vi garantisce di vivere là per 15 anni. Tipo, non lo so, un lavoro da nomade digitale potenzialmente potresti farlo, però dovresti aprire in quel caso la tua agenzia di... Esatto. La tua agenzia, perché una ti società. Devi sponsorizzare da esatto, sola la tua società, società, e ti costa, non so, adesso non voglio dire la cifra ufficiale, però sì, costi, sulle decimila di euro sì. Over, cioè, sì. E quindi non è, diciamo, facile. Comunque vi mettiamo in descrizione il sito della città di Okutama e anche questo articolo della Repubblica, così potete confrontarlo. Passate per il canale di Mary, l'Instagram di Kumiko, e grazie mille per aver visto questo video. Ditemi che cosa ne pensate. E soprattutto condividetelo con le persone che si illuderanno. Arrivederci. Arrivederci.